Amici e amiche di Isola Libera, ben trovati a Basilicata nel Pallone insieme anche questa settimana per approfondire quanto accaduto nel weekend per quanto riguarda Lega Pro Serie D ed Eccellenza Lucana. E allora, come di consueto, partiamo dalla Lega Pro, dal girone C, Monday Night per le Lucane, un Monday Night che si rivela agrodolce. Il Melfi subisce un tris sul campo del Benevento firmato Melara, Sisse e Mazzeo, mentre il Matera frena la corsa del Foggia. Prima Infantino e poi Capitan Iannini annullano il doppio vantaggio dei rossoneri con i biancazzurri, che ora si portano a 33 lunghezze. In Serie D, copertina di merito per il Picerno, che ottiene la prima vittoria esterna della stagione espugnando il campo del Serpentara per 3-1. Arleo, mister Pasquale Arleo, ha letteralmente cambiato il volto ad una squadra che sembrava condannata, che ora ha ritrovato la forza, la voglia, la speranza di lottare per la salvezza, passando ovviamente attraverso i play-out. Grandi meriti dunque al tecnico Potentino, la conferma di quanto sia importante l'impronta di un allenatore in una squadra, contrariamente a quanto molti superficialmente pensano. Successo anche per il Potenza, che al Viviani piega l'Isola Liri per 1-0, boccata d'ossigeno importante per i rossoblu, che si allontanano momentaneamente dalla zona calda. Pirotecnico pari invece del Francavilla, che al Fittipaldi non va oltre il 3-3 contro il Bisceglie, mantenendo però il contatto con le zone nobili della classifica. In Eccellenza Lucana la pioggia impedisce a Murese e Real Metapontino di scendere in campo, gara rinviata dunque con la Vulture che ne approfitta dando vita ad una mini fuga dopo l'1-0 sul campo del Moliterno. In scia c'è anche Loppido che vince 3-1 contro il Vitalba, mentre Villa d'Agri e Tolve continuano a stupire raggiungendo la zona playoff rispettivamente in quarta e quinta posizione. Grazie per averci seguito, Basilicata nel Pallone torna la prossima settimana.